Ci sono due aspetti che sono contrastanti da analizzare, uno è rappresentato dai giocatori e l'altro è rappresentato dal gioco. Se noi valutiamo i giocatori che sono arrivati, anche gli ultimi, in questo mercato, non si può che essere soddisfatti, nel senso che indubbiamente la qualità della Juventus è cresciuta. Il problema è che non viaggia di pari passo il gioco. Il gioco della squadra è ancora un gioco non completamente confortante, anche perché la squadra va in vantaggio, si siede, indietreggia, diminuisce il ritmo e di conseguenza sembra di nuovo di rivedere la squadra dell'anno scorso. E proprio da questo punto di vista che cosa succede? Che emerge ancora di più la pesantezza degli infortunati, in quanto che se ci fossero queste individualità in campo, probabilmente il gioco in maniera quasi automatica ne beneficerebbe, quindi aumenterebbe la possibilità di evitare dei rischi. Bisogna, ripeto, trovare naturalmente una quadra fra questi due aspetti e questo avverrà soltanto se Allegri finalmente prenderà in considerazione idee un po' più coraggiose e se verranno recuperati e quando verranno recuperati i giocatori infortunati. Ma la squadra è quella che ha speso di più. Sono arrivate delle individualità che indubbiamente hanno incrementato il tasso tecnico del complesso della rosa. Io credo di poter dare, per quanto riguarda gli acquisti, un 8 alla Juventus. Naturalmente spiace per la perdita di De Ligt, anche se è stato sostituito a quanto pare molto bene da Bremer, per cui per quanto riguarda l'uscita, un piccolo premio finale nel momento in cui avvenisse ancora eventualmente l'uscita da parte di Arthur, potrebbe essere comodamente un 6,5 o un 7. Finalmente la Juventus ha a disposizione dei giovani, non da tenere semplicemente in panchina o da usare come pedine di scambio, ma da lanciare già in prima squadra, e questo è il caso su tutti indubbiamente di Miretti. Questo non avveniva da molti anni e anche negli anni è avvenuto molto raramente, perché bisogna ricorrere ai nomi di Bettega, di Furino, di Marchisio per ritrovare realtà di questo genere. Io naturalmente a Miretti non posso fare che l'augurio di ripetere una carriera di questo genere, per come è esordito ne ha tutte le risorse, assolutamente tutte le qualità. In campionato la Juventus è giudicabile, come ho detto in precedenza, nel momento in cui viene recuperata almeno una parte dei giocatori infortunati. Io mi riferisco quando vedremo in campo contemporaneamente non soltanto Di Maria, che è stato recuperato, ma anche Pogba. Ed è una squadra sicuramente da scudetto. Per quanto riguarda la Champions c'è ancora sicuramente una differenza che non è soltanto economica fra il calcio italiano e il calcio estero, per cui sono un po' più ottimista, ma credo che la fiducia in campo europeo si guadagni proprio dimostrando dei progressi concreti in campionato, cioè in Serie A.